Il dottore che guarda tutto il coni e il pensiero con cui facciamo. Mentre stiamo abbastanza torniamo, dobbiamo trasformare. Di solito dico, sarebbe stato, cioè, non solo imparare a programmare, coni è programmare, non è esatto, cioè nessun chiamato. Ma utilizzare le informazioni per programmare per poter imparare quel codice. Allora, il coding. Coding sarebbe, prima, una serie di istruzioni, che sono queste, che noi diamo al computer per fare qualcosa, e il computer finalmente, in qualche modo, se eseguirle, alla fine dovremmo, se tutto va bene, avere un risultato, un'applicazione o qualcosa che fa qualche cosa, quello che dice o un'applicatura, quello che è. E se tutto va bene, siamo contenti di aver realizzato quello che ci aspettavamo. L'altra parola un po' particolare era appunto il pensiero computazionale, in cui nella rete abbiamo, anche se in questa attualmente, abbiamo a che fare tutti i giorni sulle mani. Perché? Che cos'è la parola? In realtà si parla effettivamente di un processo mentale, per cose che lavoriamo mentalmente, da pensare cosa fare, che consente poi in realtà di risolvere determinati problemi o situazioni più o meno gradevoli o complicate o se risolvere. Se è un po' male, poi dico, posso andare perché c'è una formula, per cose sono tutta un po' combinata. Questo l'ha fatto, cioè pensare a come risolvere il problema, l'ha fatto seguendo determinati metodi o strumenti che esistono. Tra le immagini messe ovviamente la testa, quindi meccanismi che avuto le sistemi per risolvere determinati problemi. Si tratta in sintesi di risolvere un problema, o uscire da una situazione gradevole o quello che è, insomma, e applicare qualche sistema di strategie. Allora, un esempio abbastanza sciocchino, però efficace mi sembra, è quello da soli, da moglie, da figlio, da figlio, quello che è, scolie, e dobbiamo farci la pasta, la pasta asciutta normalissima. Bisogna scegliere quale pasta faremo, abbiamo varie tipologie, quindi gusto personale, la cottura, la marca, eccetera, eccetera. Dopodiché, bisogna cercare la pentola, dov'è la pentola, già che il problema, perché la moglie non ci serve che sono le pentole. Ovviamente mettere dentro l'acqua, accendere il fuoco, mettere il sale e tutto il resto. Alla fine, se tutto è andato come non è andato, come si spera che vada praticamente, ci godiamo il lavoro fatto e ci facciamo una bella magnatona di pasta, ok? Ho saltato passati vari, il sugo, il pomodoro, tutto quello che serve, e questo è il risultato finale. E la pasta è anche andata a scotta. La prima parte della storia, ok. Non ci interessava, no, se però soltanto 80 grammi sono pochi, per un comune mortale sono la media, poi 100-120 non so, ovviamente se fanno tanta è il calcolo medio che si fa accettare. Allora, questo è in sintesi quanto ho detto prima in parole. Ed è schematizzato la scena che facciamo come impossibilmente, cioè già sappiamo che la pentola è già scambolata, eccetera. Quindi mettiamo la pentola, scaldiamo, ci troviamo, ci bollire l'acqua, più o meno bollore tumultuoso, quello che prima dipende, sale, pasta, aspetta il minuto necessario, 15-20, dipende cosa, 2 minuti per il mio superficie, quello che è, scoliamo e siamo contenti. Questo in realtà viene chiamato anche algoritmo. Non so se sapete di cosa si tratta. In realtà è questa istruzione che ho trovato, mi sembra abbastanza azzeccata, è un procedimento che risolve un problema, un certo problema, attraverso un passo, un monofilo di passi elementari, come può essere anche una ricetta, cioè quanto farina, quanto zucchero, quanto eccetera. L'unico una ricetta, elemento che non è proprio esatto è il zucchero quanto basta, e quindi fa poco, che non è l'unico elemento meno certo di altri, diciamo, mai. Tutto questo spero e penso che sia abbastanza scattibile. Altro esempio, un po' più concreto,
infatti di andare da qua in piazza, ma ancora bene, facile, o andare in altra località, a piedi in autobus. Quindi seguendo appunto il percorso urbano ci siamo a piedi, dobbiamo andare da via da Torre Serra, non ho mai fatto la faccia, non lo so, e cerco di scegliere la via più breve, la via o quella più bella se mi piace, camminare, o via più breve, cioè, o ancora peggio, come tempi, se siamo per strada, cerca il percorso più adatto. Qua non fa niente perché in realtà non è importante che questo percorso migliore, anche se utopicamente lo sarebbe. L'importante è che se fai qualcosa, c'è un anno indietro, e se per la prova è cercare di mettere giusto qua, di avere quattro, diciamo. Altro esempio, questo è un piccolo, due esempi solo abbastanza semplici. Nel videogioco, situazione poco gradevole, c'è il mostro che mi aspetta a Marco, e come fare se abbatterlo, scantonare o come fare le soldi. Questo esempio è abbastanza elementare, credo. Che permettono di mettere in moto un meccanismo di regolazione mentale per cui c'è così ottimità risultati o comunque di uscire da una situazione più o meno gradevole o complessa. Tutto questo è interessante e andrebbe nel domani che lo vediamo, c'è una domanda. Questo più andrebbe più che altro proposto, inserito anche nelle scuole, quindi bambini e anche ragazzi. Come fare per fare questo? Per avvicinare i ragazzi alla programmazione, intesa non come programmazione Python, Perl, Java o Basic, eccetera, ma creare un processo mentale per risolvere determinate situazioni. Un programma che troverete se cercare in internet questi argomenti è Scratch, che ho provato a vedere un po', però non mi sembra tanto intuitivo, sinceramente, funziona, è carino, probabilmente di che. Se avessi il tempo per provare, se dovete sia a casa, a casa sarebbe molto. Un sito simile, però un po' più intuitivo forse, per provato, mi chiamato Globin, ed è comunque dato da una serie di comandi fatti con quattro serie, in cui si cerca di far fare qualcosa al personaggio. Ok? E vediamo un po' di cosa stiamo parlando un po' più del dettaglio. Allora, un appunto solo. Ho trovato il primo, lo Scratch, nel repository. Ha la voce, qua sembra bellissimo, comunque per l'educazione qua sotto. E all'interno dell'educazione, nel settore informatica, ho trovato lo Scratch e l'ho anche installato per formarlo. Ah, un appunto ancora, non ho finito. In realtà c'è anche un altro programma di programmazione che è K-Tapple, che ho un po' guardato, solo che è un po' più intuitivo, perché lì si fa un tastolino avanti, paletti, eccetera, eccetera. Ma mi sembra un pochino meno intuitivo, anche se comunque per ordine anche questo. In realtà ci siamo tutto abbastanza. L'ho scaricato, ho la tonichettina un po' veloce. E qua abbiamo tutti i comandi possibili, come ho detto, questo riguardava il primo che è movimento, mi sembra. Tutte le altre mattonelle, anche sono altre attività, diciamo, sempre a forma di mattonelle, combinando le quali avete il movimento, il suono, piuttosto che il ricorso. L'altro programma per programmare si trova qua in studio.org e questa è l'interfaccia del sito che vedete più o meno quando si parla. È studiato per coprire tutti i livelli di età, a livello scolare, anche prescolare addirittura, a livello universitario, quindi c'è da vedere se è abbastanza. Eccolo qua. Da scolare a prescolare, il bambino deve andare a studiarsi. Il tesoro può fare un corso lungo, breve, andare direttamente su varie possibilità per quel bambino, creando, mettendo la porta giù per le frecce, mandare il bambino al tesoro. Questo viene poi prodotto in codice, lo vediamo programmato, appena vedo. Da questo livello ce n'è ancora qualcuno un po' più basso, un po' più facile, ma da questo livello si può arrivare anche a un bambino più complicatine. Qua se non so si vede, faccio il bambino, sono i quadratini, qui sta camminando le mattonelle, diciamo,
e bisogna andare a pigliarsi una pecora, tutto il fare ovviamente tac e tac due passi, niente di gestionato. Lo scopo è raggiungere la pecora e cosarla. Questa è la fase un po' iniziale del cammino. Nell'esempio fatto io c'è il gioco minare Minecraft. Ma ce ne altre cose che si dice. A un livello più avanzato, l'omino deve andare, poi imboscare, da seccare dell'oro, fare altre cose, sempre qualificando il punto del mondo. Allora, vediamo un piccolo esempio, tanto per capire un pochino meglio. In una delle fasi del su vari step, vari livelli, l'omino deve farsi una casa e nella fase precedente deve fare una parete prima, quindi deve fare una parete, un altro passetto, parete, passetto, parete, cioè quattro volte. Bisogna prendere le varie mattonelle, trascinarle nella zona di lavoro, che è la parte grigia, e combinare le azioni. Si prova, si dà esegui, si vede cosa fa l'omino, poi se riusciamo lo vediamo anche se ha tempo, perché sennò non è caldo. Se l'azione è giusta, fate lo step dopo nel proprio complesso, altrimenti provate e capite dove è la roba. In questo caso, per esempio, il codice da applicare, provato la stessa volta a farlo, anziché scrivere quattro volte questo comando, ho un comando contenitivo, tra virgolette, che gli dice per quattro volte prendi gli assi di pettulla o altro materiale, spero che vai avanti. Alla quarta volta si ferma e è finito. Questo è il secondo. Che impara il tentinello più semplice da utilizzare. Se, no, questo sì, sono tutto messo tutto. Più identici. Uno non ti ci trovi mai più l'altro. No, sull'altro ho provato un po', ma è proprio comandi, una dite che non ti vino si impalla per provare da fare. Questa è la propria che viene in pratica, se io sia su un gimmer, perché è più semplice, poi vai avanti e poi inizi a vedere le cose. Dicevo, questo è il comando appena visto prima, che è l'azione di dell'omino di andare avanti, pigliarsi, fare il passo, mettere gli altri pulla. E questo codice che in realtà abbiamo creato senza saperlo ed è JavaScript. Okay. Provo anch'io altre cose, non so se comunque è il linguaggio che meno molte cose comuni, per cui non è che chiaramente non conoscendo il programma è più facile imparare a blocchetti da successivi. Questo concetto di programmazione, di coding, eccetera, si è tradotto da John Ramsey della buona scuola per iniziare i ragazzi, praticamente quello che sarà tutto un'ozio di informatica, di cose eccetera. Con le intenzioni anche, penso che avrebbero poi gli effetti, non lo so, comunque l'intenzione c'è. Nella scuola, effettivamente, come ho detto prima, vi insegnano ai ragazzi come affrontare i problemi, acquisiscono delle competenze tecniche cognitive su come fare a risolvere il problema, passo passo, per passi elementari, diciamo. Finché chiaramente viene trovata la soluzione a questi problemi, è il momento di contesto. E da ok, questo è speriamo sia vero, non lo so, il tempo sarà, non lo risolviamo un po'. Questo documento, ripeto, è un grande documento che riguarda tutto il codice, la programmazione pratica. L'idea è proprio quella di produrre questo discorso di programmazione informatica, digitalizzazione, eccetera, nelle scuole e fare in modo tale che anche chi non è molto avvezzo all'informatica, eccetera, inizi un pochettino a capire come funziona e farla programmare non solo, ma anche a risolvere problemi tramite un sistema mentale cognitivo, se non so dirlo. Praticamente, ecco, qua dice che lo scopo è far comprendere nella maniera più semplice possibile come funziona il computer e quali sono le cose logiche alla base del software. In realtà il discorso è che, sì, mi serve per capire come funziona la macchina, che è stupida, le dico CDT e le succede. Questo non c'è nessuno giusto. Però praticare il metodo della macchina, abbastanza elementare, come sequenza di passi,
alla mia vita personale. Ho un problema, è andare a sviluppare di là e poi a destra per andare a fare. Questa è la fine del discorso. E sarebbe abbastanza utile andare un attimino anche per avere una un'idea migliore del discorso, insomma, vedere anche il materiale che c'è in aereo. Io con Google ho cercato appunto coding, questione protezionale e altre cose, e ho trovato la banca di PC. Poi magari sul sito mi trovo anche altri materiali, un PDF e altre cose, per cui se vuole il materiale posso caricare il PDF, la buona scuola, il coding, il Scratch, quello che è, insomma. E dovrebbe essere una buona idea, penso così, poi non so se lo sa, vediamo, il tempo sarà. Il migliore se ne sediamo un po'. C'è anche su Facebook di Google che è stata lanciata un corso la settimana scorsa, si chiama Scienze, che è un programma che è basato su strengths per le scuole. Quindi andare in scuola, iscriversi tramite scuola, andare, ci sono N lezioni che organizzano dal mondo per le prossime lingue. Non sapevo. Ho provato comunque, di questo, ho provato su un sito, una frase di, forse Rosana, no, sento lì che sono, Rosana, che diceva che mi chiede ragazzi non a giocare, ma a creare un videogioco, che è meglio. Perché il videogioco devi prevedere cosa può fare al momento, creare dei pericoli, delle cose, e le più atleti che non riescono a giocare, che è più, come dire, ma appassionante anche forse. Cioè che il videogioco è, mi immagino l'utente, immagino il giocatore, perché non è facile, sennò il giocatore si annoia. Deve essere abbastanza complicato, ma non ho. Notare che chi bisogna assegnare è la più latente appunto creare dei giochi, cioè le cose che non bisogna giocare. Ecco, questo è finito. Sarà lo conto di tutto. Grazie.